Bentornati nel caos da Giorgia e Gianluca, ma soprattutto benvenuti in questo nuovo Caos Indaga. Dopo i 3 video già usciti sul canale, torniamo in Marocco, questa volta per parlare di calcio. Sì, perché in Marocco il calcio è uno sport davvero popolare. Si percepisce dal tifo, dalla presenza di bambini che giocano ovunque e anche dai cartelloni pubblicitari, con testimonial quasi sempre calciatori. E voi direte, niente di nuovo, in Italia vanno tutti matti per il calcio. Vero, ma noi eravamo in Marocco e abbiamo voglia di raccontarvi cosa abbiamo scoperto. Prima, però, breve recap. A gennaio siamo stati ospitati da Umeima e Reda, due nostri amici, in Marocco. Abbiamo visitato Marrakech e Casablanca. Ah, a proposito, iscriviti e recupera i vlog. Non solo, però, abbiamo anche pubblicato una breve inchiesta sui quartieri popolari di Casablanca. Ed è stato proprio lì che ci è venuta l'idea di raccontare anche il calcio. Dalle periferie più povere di Casablanca alle zone rurali di Marrakech, questo sport è quotidianità, ma soprattutto un sogno. Bastano un vecchio pallone sgonfio e un campo polveroso per provare a stravolgere la propria vita. Il desiderio di molti bambini che abbiamo conosciuto è diventare un giocatore di una grande squadra, come il Real Madrid, il PSG o il Milan. Brutti tempi però. Che il calcio sia uno sport amatissimo e popolare ce lo conferma anche Mohamed, un ragazzo di Casablanca appassionato di questo sport che abbiamo intervistato. Avant de commencer, voilà, je parlais du football. Les athlètes et les sportifs marocains ont toujours brillé au niveau mondial, notamment dans le domaine du football, de l'équitation, du tennis, dans pas mal de domaines. Le football, c'est le sport le plus populaire au Maroc parce que voilà, c'est un sport qui est très accessible. Tout le monde peut avoir accès uniquement avec un ballon, voilà, qu'on peut trouver dans les commerces à 3 euros, 4 c'est euros, vrai. 5 euros. Des fois, on voit par exemple dans les quartiers populaires, voilà, il fait une petite cotisation pour que tous les enfants puissent acheter un ballon. Et avec ce ballon-là, on peut jouer un match des enfants qui peut faire par exemple les poteaux du gardien uniquement avec, avec des bouteilles d'eau. Le football, pourquoi il est très connu au Maroc? Parce que c'est le sport populaire. Et on sait très bien que le Maroc, c'est un pays où la classe populaire et la classe moyenne, c'est la classe qui prime et qui domine, voilà, dans la hiérarchie, voilà, des catégories marocaines. Da Casablanca, ci siamo sposati a Marrakech. No, siamo già a Marrakech. Tra Aurica e Marrakech. E abbiamo beccato dei bambini che giocano, quindi magari facciamo due tiri, anzi io faccio due tiri con loro perché Gio è un po' negata. E con nessuno in porta è semplice. La passano sempre a me. Anch'io? Quel mancino lo avete solo tu e Leo Messi. Me l'hanno detto in tanti. Bellissimo comunque, con davvero pochissimo si sorrida e si stia bene. Sì, sono stati carini, hanno incluso anche me. Ho fatto un paio di tiri fantastici. Lo zio di Reda diceva che appunto qua i bambini, i ragazzi non hanno neanche le scarpe per giocare. Qua è tutta terra e sassi. La palla è quella che useremmo noi in spiaggia praticamente. Neanche infatti. Però da quella palla anche qua nasce un sogno. Ed è molto interessante e bello. Mi mette proprio felicità a vedere come credono, si divertono e magari hanno il sogno di un giorno giocare nelle squadre di cui hanno le maglie. È bello, emozionante. Dai, guardiamo un po' la partita adesso. È stato davvero toccante giocare con questi ragazzi. È vero, e mi fa anche piacere sapere che oggi possono credere sempre di più nella loro nazionale, che, come ci ha raccontato Mohamed, viene quotidianamente sostenuta da migliaia di tifosi. On a vu, voilà, le succès du Maroc lors de la Coupe du Monde. On a pu atteindre la finale, quella demi-finale. On pouvait même, voilà, passer à la finale, malheureusement. C'est vrai. Oui, mais pour nous, ça reste déjà un succès et voilà, ça reste qualcosa di straordinario e d'exceptionnel. In questo quartiere ci sono addirittura dei murales che celebrano l'arrivo alle semifinali dei mondiali di calcio del Marocco. È successo solo una volta nella storia per una squadra africana. Ricordo anche i festeggiamenti in tutte le città principali italiane dei marocchini che scendevano in piazza per festeggiare. È stato proprio emozionante. Col fatto che non c'era l'Italia, ho apprezzato molto anch'io il Marocco durante i mondiali del 2022. C'è Hakimi, Bonu, il portiere, e l'allenatore in fondo. E si trovano in questo quartiere popolare
molto vicino alla moschea. Oltre ai murales abbiamo visto tantissimi riferimenti al calcio in città, non solo per la nazionale ma anche per i due club di Casablanca. A Casablanca c'è la capitale economica, ma aussi c'è la capitale du football, parce que notamment avec le derby casablancais qui est très connu à l'échelle mondiale, qui a toujours suscité l'intérêt des supporters au monde entier. Le derby Raja Wydad, c'est un derby et quelque chose de ouf, quelque chose d'extraordinaire. Je supporte le Raja, c'est l'équipe que j'aime depuis que j'étais enfant, puisque je suis issu d'une famille rajaoui. Mais pour moi, je trouve que le Raja et le Wydad, c'est les meilleures équipes au Maroc, notamment avec puisqu'ils ont pas mal de trophées, puisqu'ils ont brillé à l'échelle mondiale, mais aussi ils ont représenté le Maroc dans toutes les compétitions. Mais nous ne devons pas oublier les autres supporters d'autres équipes. On trouve par exemple juste à côté, à 100-120 km, à la capitale du royaume, l'équipe du Phare, l'équipe du FUS. L'année dernière, ceux qui ont pu gagner la Botola du Maroc, c'est-à-dire la championnat locale, c'est l'équipe des Forces Armées Royales. Le Phare, on trouve aussi le FUS, qui ont des joueurs très talentueux. Le Raja, le Wydad, le Phare, les Phares, c'est les clubs les plus connus. Pourquoi ? Tout d'abord parce qu'ils ont des supporters, parce qu'ils ont pu gagner des trophées, parce qu'ils ont pu représenter le Maroc à l'étranger, mais aussi parce que c'est des équipes qui évoluent dans des grandes villes. Mentre eravamo in città, abbiamo voluto dare un'occhiata alla sede dei due grandi club di Casablanca, il Raja e il Wydad, che, piuttosto ironicamente, si trovano l'uno dall'altro lato della strada rispetto all'altro. Qui si allenano le giovani leve, ma spesso anche la prima squadra, e, così come per molte altre squadre, condividono un solo stadio, il Mohamed V. Sono club molto amati e che hanno tifoserie molto attive con gruppi di ultras storici molto conosciuti. Sono très connus, notamment parce que leurs ultras, se on voit le classement des meilleurs ultras du monde entier, on trouve toujours le Raja et le Wydad. Le Raja avec ces deux ultras, l'Ultra Eagles et Green Boys, et le Wydad avec Ultra Winners. Pour moi, l'idée des ultras au Maroc, c'est une éducation, c'est le fait de supporter son équipe avec dévouement, le fait d'être rigoureux, d'être ponctuel à assister au match. Queste sono delle tag della curva, che scrivono anche in italiano: assenti presenti, impronta di vita, con l'impronta sotto. Malheureusement, aujourd'hui, on voit ces conflits, on voit de temps en temps des mineurs qui rejoignent ces groupes. Oltre ad essere conosciuti per le loro coreografie e cori, alcuni membri, direi criminali, degli ultras delle due squadre di Casablanca si sono resi protagonisti negli ultimi anni di diversi scontri, sia tra di loro che contro la polizia. Qualche anno fa il Ministero dell'Interno ha persino deciso di vietarne l'entrata allo stadio, ma purtroppo questo non è servito. Ad esempio, pochi mesi fa, alcuni dei presunti tifosi si sono scontrati causando dei feriti e persino dei morti. Insomma, l'atmosfera che si respira durante i derby non è delle migliori. E questo dispiace perché il calcio è uno sport che dovrebbe unire e appassionare. Esatto, come diceva Mohamed, chi si rende protagonista di questi atti violenti non sa cosa voglia dire essere un vero ultras. Ils savent pas que normalement l'objet et l'idée par laquelle ces ultras ils ont créé ces groupes là pour une idée qui est sacrée, c'est le fait de supporter son équipe et d'être là dans les crises et quand le club a vraiment besoin. Essere un ultras significa amare la propria squadra, sostenerla nei momenti difficili e far parte di un gruppo che può fare qualcosa di positivo. Sono un esempio gli ultras delle varie squadre marocchine che dopo il terremoto che ha devastato Marrakech e i suoi dintorni nel settembre 2023 sono andati in gruppo a donare il sangue per i feriti e si sono resi disponibili ad aiutare chi ne aveva bisogno. Ecco, coloro che fanno propri questi valori sono i veri ultras. Infatti Mohamed ci racconta con emozione i tifosi del Raja. Le Raja, ces dernières années, on doit avouer qu'on vit on a des problèmes financiers. Aujourd'hui, alhamdoulilah, avec ce nouveau comité et ce nouveau bureau, le bureau du Raja, on commence à s'en sortir. Mais aussi, on ne doit pas oublier nos supporters parce qu'ils ont été là quand le club a été besoin et on ne doit pas oublier leurs gestes et leur soutien. Oui. Et c'est ce soutien-là qui garde et qui motive de plus en plus oui. l'équipe et les joueurs, qui les motive à donner beaucoup plus et à rendre heureux les supporters. Oui, il y a des supporters qui cherchent les conflits, aussi il y a des supporters Bien sûr. Moi, par exemple, je supporte le Raja, mais je respecte le Wydad parce que c'est une grande équipe.
équipe, je peux pas dire autre chose parce que c'est la vérité. Moi j'ai des amis qui supportent le Wydad et je les respecte. Des fois on peut même regarder le match du derby ensemble. Tout ça, tous ensemble. Le plus important, c'est de respecter l'autre, c'est de respecter ses convictions et ne pas rentrer en conflit avec ou bien chercher la bagarre parce que c'est pas ça. Normalement, on est tous marocains. Oui. Voilà, on doit respecter l'un, l'autre. Il n'y a pas de sens de quoi parce qu'on donne une mauvaise image sur nous. Donc maintenant, le Maroc, avec ce grand travail. Les académies aussi. Avec les académies et le grand travail aussi de la Fédération Royale Marocaine de Football. Notre vision aujourd'hui, c'est de former les joueurs. Ici. Mais pour qu'ils puissent partir à l'étranger et jouer dans le haut niveau. Parce que quand un joueur marocain va jouer au haut niveau, demain, il va venir à l'équipe nationale. Oui, c'est vrai. Et l'équipe nationale, on peut gagner des trophées. La prochaine, on peut partir à la finale pour ne pas gagner la Coupe du Monde très prochainement. Il Marocco sta effettivamente investendo molto sui suoi giovani. La famiglia reale sta supportando questo sport aprendo ad esempio molte accademie, come quella di Mohamed VI, che ha l'obiettivo di sviluppare il calcio in Marocco e aiutare molti giovani a diventare professionisti. Il futuro del calcio in Marocco si scoprirà solo vivendo. Per adesso però ci sono già tanti sogni. 2030, on a la Coupe du Monde qui va se dérouler au Maroc, l'Espagne, le Portugal. On espère vraiment que le match final soit a Casablanca et que le trophée et la Coupe du Monde restent au Maroc. Speriamo che la finale non sia Italia, Marocco. Beh, per noi sarebbe già un ottimo traguardo giocarlo un mondiale. Abbiamo fatto un bel viaggio nel mondo del calcio in Marocco e imparato quanto sia uno sport amato in tutto il mondo, che può insegnare veramente tanto. Il rispetto, la dedizione, la determinazione e a coltivare i propri sogni credendoci e lavorando per raggiungerli. Ora, però, prima di concludere il video, Mohamed ha qualche chicca da mostrarci. Voilà, ça c'est le maillot de Jawad Yamer. C'est un défenseur marocain. Joué avec l'équipe nationale lors de la dernière Coupe du Monde et voilà, il m'a offert son maillot avec Genoa. J'ai un autre maillot, c'est le maillot de... Important pour nous, milanisti. Ça, c'est le maillot de Ibrahimovic lors de la saison 2010-2011 et ça, c'est un maillot avec lequel, voilà, Ibrahimovic a joué un match en Champions League. J'ai eu la chance d'avoir ce maillot. Merci beaucoup. Bah, avec grand plaisir. Grazie per aver visto questo video. Mi raccomando, se vi è piaciuto, mettete like e iscrivetevi. Fatelo in tutti i casi. Ci vediamo al prossimo video.